Bentornati con il vostro chef. Oggi ci andiamo a vedere un piccolo tutorial di Quartermaster General, gioco edito in Italia da Genos Games per 2, 6 giocatori della durata di 90-120 minuti. L'età consigliata 12 o più, ma il gioco è veramente molto semplice, scorre via molto bene nonostante sia un vero e proprio wargame. La sua meccanica principale è il card driven, che cos'è? Semplicemente ognuna delle sei nazioni, delle due fazioni in gioco, per cui asse e alleati, avrà a disposizione un mazzo di carte totalmente personalizzato per poter gestire la propria mano e per poter gestire la propria strategia di gioco. Andiamo a vedere insieme di che cosa si tratta. Come vedete, in Quartermaster General il piano di gioco è rappresentato ovviamente da una mappa del mondo, molto semplice, ma direi classicheggiante, comunque ben fatta, dove troviamo spazi di terra e spazi di mare dove durante il gioco andremo ad allocare le nostre unità. Un tracciato dei punti che gira intorno alla mappa che va da 0 a 100, dove andremo ad allocare i nostri token e che serviranno ovviamente per tenere traccia dei punti che faremo durante la partita, non in maniera individuale. Ricordatevi sempre che le varie fazioni assegnano i punti o agli alleati o all'asse. Abbiamo l'ordine di gioco. L'ordine di gioco, come vedete, è predefinito e parte con Germania, Inghilterra, Giappone, Russia, Italia e per finire con gli Stati Uniti. Ed infine, l'ultima cosa che troviamo sul tabellone è il carro armatone che segna praticamente i round dall'1 al 20. Ogni fazione inizia il gioco piazzando una sua armata, ovviamente nelle regioni di appartenenza, per cui Stati Uniti orientali, Regno Unito, Italia, Germania, Unione Sovietica e Giappone. Il simbolo ancora sulla mappa è considerato uno stretto e unisce praticamente due tratti di mare, come in questo caso, e dal quale è possibile poi andare a costruire nuove unità per aumentare i nostri rifornimenti. A questo punto prende il mazzo della fazione che ha scelto, lo mischia e dal mazzo esattamente prende 10 carte. Di queste 10 carte ne sceglie 7 da tenere come mano iniziale. In Quartermaster General ci sono 8 tipologie di carte diverse e ad ogni turno il giocatore potrà giocarne solo ed esclusivamente una fra queste: costruisci flotta, costruisci armata, reazione, status, evento, battaglia terrestre, battaglia navale e guerra economica, ognuna delle quali ha un effetto diverso durante il gioco. Come vi dicevo, in Quartermaster General è possibile giocare solo ed esclusivamente una carta per turno. Questo vi permetterà ovviamente di cercare di ottimizzare la miglior strategia di gioco. Per esempio, andiamo a vedere l'Italia che decide in questo turno di costruire immediatamente un'armata. Costruire un'armata significa prendere uno dei vostri carri armatini e piazzarlo in una regione adiacente ad un'armata già esistente, per cui in questo caso andremo a piazzarla in Europa occidentale o nei Balcani in modo da allungare la nostra linea di rifornimento. Se aveste deciso di costruire invece la flotta, semplicemente avrebbe preso la nave e l'avrebbe piazzata in un terreno di mare adiacente ad una sua truppa di terra, per cui in questo caso avrebbe piazzato la nave nel Mar Mediterraneo. Andiamo a vedere come si svolge una battaglia. In questo caso l'Italia decide di giocare una carta battaglia terrestre, di conseguenza potrà eliminare un'unità nemica adiacente ad uno dei suoi territori. Per cui in questo caso l'Italia attaccherà i Balcani ed eliminerà l'armata nemica, spezzando così quella che è la linea di rifornimento dei tedeschi. Lo stesso discorso ovviamente vale anche per la battaglia navale, ma i pezzi eliminati ovviamente dalla battaglia avvengono solo nei tratti di mare. Quando giocate una carta vento, semplicemente si attiva immediatamente l'effetto descritto sulla carta stessa. Quando giocate una carta status, semplicemente la mettete a faccia in su sul tavolo e lì rimane per tutto il resto della partita. Semplicemente il testo vi dirà
quando può essere usata e qual è il suo effetto. Anche in questo caso, quando giocate la carta guerra economica, semplicemente attivate l'effetto della carta. Questo vi permetterà di fare punti a volte, ma quasi sempre di far scartare carte dal mazzo dell'avversario. Questo è utile perché il vostro avversario, nel momento stesso in cui si troverà senza carte, prenderà un punto vittoria negativo di penalità per ogni carta che non può pescare. Le carte reazione vengono sempre giocate a faccia in giù e si attivano solo ed esclusivamente durante la partita quando il test della carta lo indica specificatamente. In questo caso, la carta reazione del Giappone dice: usa immediatamente dopo che una flotta alleata viene costruita vicino ad un pezzo del Giappone, elimina la flotta appena costruita. In Quartermaster General è fondamentale cercare di creare con le proprie armate delle linee di rifornimento. Questo vi permetteranno di fare maggiori punti. Per esempio, vediamo l'Italia che ha creato questa linea di rifornimento partendo dalla Russia, attraversando Ucraina, Balcani e ovviamente fino ad arrivare all'Italia. La linea di rifornimento si calcola sempre o partendo dalla propria regione di appartenenza o attraverso dove le stelle d'oro che rappresentano proprio i punti di rifornimento. Ma andiamo a vedere cosa accade quando una linea di rifornimento viene completamente spezzata dal nemico. In questo caso l'Unione Sovietica dal Kazakistan attacca un'unità italiana in Ucraina, ovviamente giocando battaglia terrestre. In questo caso l'unità in Ucraina viene eliminata e viene spezzata la linea di rifornimento. I rifornimenti non arriveranno più in Russia e di conseguenza anche l'armata in Russia dovrà essere eliminata. Ma prima di andare a scoprire insieme le condizioni di vittoria, andiamo a vedere le 5 fasi del turno di gioco di ogni singolo giocatore. Partendo dalla fase azione, dove si gioca o si scarta una ed una sola carta dalla propria mano. La fase rifornimento, dove vengono rimossi tutti i pezzi che non vengono riforniti dal tabellone, come avete visto nell'esempio precedente. La fase punti vittoria, qui andiamo semplicemente ad ottenere i nostri punti vittoria, ovviamente non solo per noi stessi ma per la nostra fazione di appartenenza. I punti vittoria vengono così calcolati: 2 punti vittoria per ogni stella che controlliamo sul tabellone ed un punto vittoria per ogni stella che condividiamo con un'unità alleata sul tabellone. Poi abbiamo la fase di scarto. In questo turno possiamo decidere di scartare quante carte vogliamo dalla propria mano. E infine la fase di pesca. Dovremo andare a pescare per ottenere 7 carte in mano. Ricordatevi sempre che scartare e ripescare 9 carte è fondamentale, ma fate attenzione perché quando non avrete più carte da pescare rischierete di perdere punti negativi. Per quanto riguarda le condizioni di vittoria, ci sono 2 modi per vincere la partita, ovvero la vittoria immediata o la vittoria per punti. La vittoria immediata: se alla fine di un intero round, dopo il turno degli Stati Uniti, una squadra è avanti di 30 o più punti, vince sull'altra. La squadra in testa vince immediatamente. Per quanto riguarda invece la vittoria per punti, alla fine del 20° round la squadra con più punti vittoria ovviamente vince. In caso di pareggio vince sempre l'asse. Bene, quello che avete visto oggi è il regolamento proprio base per iniziare a giocare a Quartermaster General. Però ve lo dico, il gioco è veramente molto semplice, il regolamento è molto fluido, sono poche pagine, ci sono anche molti esempi, per cui riuscite tranquillamente ad organizzarvi per fare delle bellissime partite. Inoltre ha una componente strategica veramente molto alta, perché queste carte vi permettono, tra le altre cose, di fare sempre partite diverse e di ottimizzarle nel modo in cui volete voi per cercare di trovare la vostra miglior strategia di gioco. È un gioco per tutti, devo dire la sincera verità, per cui è tarato per 12 anni o più e devo dire che effettivamente l'età corrisponde alla perfezione, perché lo trovo veramente molto semplice, molto molto bello, per cui io ve lo consiglio. È un wargame veramente molto molto particolare, ma che vi darà veramente delle gran belle soddisfazioni, per cui provatelo se avete l'occasione, perché non ve ne pentirete. Per il momento vi ringrazio, grazie per essere stati di nuovo con lo chef in questo piccolo tutorial che ho messo a disposizione per voi. Ci rivediamo ovviamente come sempre al prossimo unboxing, alla prossima partita completa o come sempre quando ve pare. Grazie dallo chef.